ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presentiamo la possibilità di poter utilizzare il Broadlink anche col climatizzatore e vi faremo vedere nello specifico come. Il video sarà molto simile a quello precedente che abbiamo utilizzato per il televisore, perché per ovvi motivi la procedura è praticamente la stessa. Esatto, cambia soltanto la scelta del device, ma adesso ve lo illustreremo nel dettaglio. Buona visione! Che partano le immagini! Colleghiamo l'alimentazione. Aspettiamo che inizi a lampeggiare LED blu, cosa che sta facendo, ma probabilmente, vediamo se zoomando un pochettino si vede, eccolo qua. Il LED blu inizia a lampeggiare, vuol dire che il prodotto è pronto per essere configurato. Una volta effettuato il collegamento dell'alimentazione, come vi ho fatto vedere Miki, ci rechiamo sul Play Store o sull'App Store e andiamo a ricercare IHCI. For EU, mi raccomando, For EU, perché vedete ci sono due versioni. Quella For EU vi permetterà poi di dare i comandi ad Alexa in italiano, quindi la installiamo. Questo è l'app che abbiamo appena scaricato, andiamo a cliccare. Sì, ha bisogno dei permessi, noi gliele andiamo a dare, consentiamo tutto quello che vuole, perché sennò altrimenti non possiamo utilizzarla correttamente. C'è tutta l'informativa della privacy, bellissima da leggersi, se volete leggerla leggetela tranquillamente, noi diamo l'ok. Ecco, adesso possiamo o effettuare la registrazione tramite Facebook oppure creiamo un account con la mail o il numero di telefono. Noi scegliamo la mail, clicchiamo su invia codice di verifica che ci arriverà tramite mail, lo inseriamo, diamo una nostra password, ne creiamo una, ce ne inventiamo una. Ecco, se vogliamo possiamo selezionare la nazione in cui ci troviamo. Noi andiamo a selezionare Italia e diamo ok. Tutto è avvenuto correttamente, ora siamo registrati. Allora, semplicemente adesso, per poter aggiungere il nostro dispositivo, il Broadlink RM Mini 3, facciamo Add Device. Dobbiamo andare a selezionare Universal Remotes e selezionare il nostro prodotto, quindi RM Mini 3 è il nostro. Se volete poi c'è la versione RM Pro o Pro Plus, che semplicemente non ha altro che la funzione delle onde radio, quindi potete comandare il cancello di casa, l'irrigazione, tutto ciò che funziona a onde radio. A noi comunque interessa l'RM Mini 3, quindi clicchiamo quello. Benissimo, ora ci dice che deve lampeggiare velocemente il LED blu. Michele vi ha fatto vedere già prima che lampeggiava e continua a lampeggiare. Ci ha già trovato automaticamente la nostra rete Wi-Fi. Ci chiede naturalmente la password che andremo ad inserire. Diamo la conferma dopo l'inserimento della password del wifi e adesso inizierà a caricare e a cercare di associare il wifi al nostro Broadlink. Ci vuole un po' di pazienza, ma ce la farà tranquillamente. Ci rivediamo non appena avrà finito il caricamento. Eccoci, siamo arrivati praticamente. Ce la fa? 100%, eccolo, cannot find the device to dead. Abbiamo effettuato un primo test e il prodotto non si è connesso. Schiacciando il tasto reset, ora andremo a riprovare a fare il collegamento col wifi. Eccoci qui. Allora, come vi dicevamo, abbiamo fatto un primo tentativo di collegamento del wifi, non è andato a buon fine. Ci siamo accorti che il LED lampeggiava più lentamente, quindi non abbiamo fatto altro che cliccare il tasto reset con uno stuzzicadenti. Tenuto premuto ha iniziato a lampeggiare velocemente, abbiamo riprovato l'aggancio del wifi con il device e ha funzionato perfettamente. Ora ci chiede di rinominare il nostro Broadlink, ma al momento lo lasciamo come lo chiama lui, Universal Remote. Ci dice dove deve essere collocato il dove è collocato il Broadlink. Noi ce l'abbiamo in soggiorno, diamo l'ok. Ora aggiungiamo il condizionatore al controllo del Broadlink.
Quindi clicchiamo sul nostro sul simbolino del Broadlink, clicchiamo su Add Appliance e in questo caso selezioniamo Air Conditioner. Ci dice di selezionare la marca, nel nostro caso è un Panasonic. Ok, ci dice di provare a vedere le funzioni del telecomando. Proviamo, clicchiamo sul tasto di accensione e non funziona. Quindi proviamo a dirgli not work well. Ci propone un'altra schermata diversa di telecomando. Proviamo nuovamente a spegnere e riaccendere il climatizzatore e non funziona. Quindi not work well. Proviamo con la terza tipologia di telecomando a spegnere e riaccendere e non funziona ancora, quindi ancora not work well. Ecco, a questo punto ci dice punta il tuo telecomando verso il Broadlink e dagli l'indicazione di accensione. Ora ci dice confermato anche lei l'aggiunta di un nuovo device chiamato condizionatore. Tornati nell'app Alexa, andiamo nella sezione dispositivi. Inizialmente nella parte in alto non troverete il nuovo dispositivo, vi conviene fare uno scroll verso il basso e aggiornare e vi comparirà la scritta termostati. Cliccandoci sopra troverete scritto appunto condizionatore, da qui lo potete comandare come on off. E quindi adesso non ci resta che provare a vedere se funziona effettivamente col comando vocale. Alexa, accendi il condizionatore. Ok. E come potete vedere, si è acceso. Alexa, spegni il condizionatore. Ok. Ok, proviamo invece a cambiare la temperatura. Alexa, imposta 26 gradi. Il dispositivo condizionatore è impostato su 26. Quindi viene praticamente modificata la temperatura a vostro piacimento. Ecco ragazzi, questo è quanto. Speriamo che sia stato tutto chiaro. Ci farebbe piacere sapere se apprezzate il video, se è spiegato dettagliatamente. E aspettiamo dei commenti, prossimi video sono in arrivo molto a breve, parleremo del Sonoff, poi vi spiegheremo con calma che cos'è in maniera semplice come sempre. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e attivate la campanellina così da poter rimanere aggiornati e seguirci nei prossimi video. Bene, io direi che per questo è tutto, al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao ragazzi!